Ciao da Dove al Sud, oggi siamo a Tropea con Daniele e Daniela. Cominciamo dal belvedere Piazza del Cannone. Iniziamo con questo panorama spettacolare, adesso vi facciamo vedere meglio. Guardate che panorama incantevole, fantastico. Il santuario di Santa Maria dell'Isola. Guardate, è spettacolare. Sì. Poi ci giriamo, lì in fondo ci sono le isole Eolie. E lì si vede Stromboli, eccolo, il vulcano. Siamo in Piazza del Cannone e qui c'è il cannone. Vai, spara Daniela! E cominciamo la nostra passeggiata nel centro storico. Vai Daniela, facci strada! Andiamo! Iniziamo a fermarci ai negozi. Il telo di Tropea. Ah, bello! E poi lì cosa c'è? Il grembiule della Calabria, eccola qui. Siamo in Calabria! Quanti prodotti tipici! Poi ci sono le paste colorate, dagli spinaci al peperoncino. E tra i prodotti tipici qua c'è da fare la scorta di piccante. E c'è il Viagra calabrese e la bomba calabrese, tanto di miccia da lanciare. Beh, io direi di provare gli arancini. Proviamo all'arancino. Eccola, e poi c'è cipolla rossa di Tropea. Abbiamo preso nduja e cipolla di Tropea. Eccoli qua. Il prezzo, come vedete, 4 euro, quindi 2 euro l'uno. L'assaggiamo? Sì, sì. Si vede la nduja e la cipolla. Com'è? Buono. Buono davvero. Piccantino. E dopo aver mangiato abbiamo trovato questo vicolo con la scalinata davvero graziosa e quindi si smaltisce un po'. Facciamo due gradini. Siamo nel centro storico. Cosa abbiamo trovato, Daniela? Le cipolle rosse. La cipolla rossa di Tropea, eccola qua. Ah, proprio il sacchetto regalo. A quanto va il sacchetto, Daniela? 3,5 kg. Ah, perfetto. E poi c'è sempre il Viagra calabrese, i peperoncini. Siamo sul corso principale. Guardate, ci sono tantissimi negozi, negozietti con souvenir, calamite. Poi ci sono i peperoncini. Una fila, 1,50 euro. La scorta per l'inverno. Stiamo esplorando Tropea. C'è anche la bici. Facciamo un giro. Stiamo passeggiando sul corso Vittorio Emanuele. Questa è Piazza Ercole e lì cosa c'è, Daniela? L'antico sedile. Si vede anche l'orologio. E continuiamo a passeggiare. La cattedrale di Maria Santissima di Romania. Ecco, il Duomo di Tropea. Vediamo l'interno. L'icona della santa patrona della città, la Vergine di Romania. Il crocifisso nero. E siamo alla pausa tartufo. Dai, assaggiamo questo tartufo qui. E stiamo scegliendo il tartufo di Pizzo. Qui siamo nella zona, quindi va benissimo anche a Tropea. C'è pistacchio. E nero. Nero. Ecco, il prezzo costa 6 euro l'uno. E i gelati sono arrivati. Eccoli. Com'è Daniela? Ottimo. Questo si trova soltanto qui, così buono. E c'è all'interno il cuore di cioccolato fondente, guardate. Poi c'è il cacao sopra, ci sono vari gusti di cioccolato e qua invece col pistacchio, anche il cuore fondente, giusto? Sì. Buonissimo, fantastico. E dopo il gelato continuiamo a passeggiare qui. Guardate quanti negozietti che ci sono. Sono proprio belli. Andiamo verso l'affaccio del corso. Ci affacciamo dalla terrazza con un belvedere spettacolare. Guardate che meraviglia, la spiaggia con il mare che ci regala colori meravigliosi come tutta la costa degli dei. C'è gente che nuota lì giù. Bello.
spettacolare. L'isola bella. Sì. E dietro si vede Stromboli anche. Incantevole. E chiudiamo con il lucchetto qui. Ti sta piacendo Trofea, Daniela? Sì, tantissimo. Qui ci sono da vedere i palazzi nobiliari, i vicoletti, i negozi. Ci sono tanti negozi, sì, infatti tanti. Noi diciamo sempre che ogni sera quando usciamo a passeggiare scopriamo qualche negozio nuovo. Uno. Ne spunta qualcuno nuovo. Qui c'è un profumo. Vai, entriamo. Ah, che bello. Un sacco di prodotti tipici. I peperoncini. Ma è pienissimo, nduja, c'è di tutto. Che buoni! L'acquolina in bocca proprio! Sì, tanto. Facciamo una prova assaggio. Vediamo i crostini con la nduja. Lo assaggio anch'io. Che profumo! Buonissimo! E ci perdiamo tra i vicoli pieni di verde, di piante. Faccio Tarzan. Il topolino, eccolo che esce. Si possono visitare le botteghe di artigiani. Infatti guardate che belle miniature. Qui c'è il pescatore. Vi regaliamo uno scorcio dopo l'altro qui a Trofea. Ci giriamo di qua? No, da qua. Ecco, vieni insieme Daniela. E poi ritroviamo là l'isola bella, ecco. Sì. Il santuario di Santa Maria dell'Isola si trova su uno scoglio che era circondato dal mare fino a qualche secolo fa. Guardate, è favoloso, semplicemente favoloso. Ci sono giusto due gradini, però digeriamo la nduja e la cipolla di Trofea. Guardate, veniamo da lassù. E siamo arrivati in spiaggia a Trofea. Ecco qui il mare, tra un po' ci andiamo a fare il bagno. Sì. Poi magari facciamo vedere nelle storie su Instagram, seguiteci anche lì. Sì. E i video su YouTube della spiaggia. Guardate, prima eravamo lassù, infatti c'è la terrazza del Belvedere. Spettacolare, bellissima Trofea, vero Daniela? Stupenda, veramente stupenda. Noi ogni volta che veniamo qua ce ne innamoriamo, non vogliamo sì. più andare via. Un po' come tutti i posti, però Trofea ci piace tantissimo. E qui termina il nostro video. Ciao da Val Sud. Ciao da Daniele e Daniela. Grazie per il mi piace e condivideteci. Ciao. Ciao. Daniela rimette le scarpe col tacco perché prima siamo andati sulla sabbia, altrimenti aveva difficoltà a camminare. Così adesso ci andiamo a mettere il costume e ci andiamo a fare finalmente il bagno. Ce l'hai fatta Daniela? Quasi. Abbiamo sete, siamo in ricerca di una buonissima granita oppure un gelato fresco, un ghiacciolo. Sì, qualcosa di fresco. Sì, sì. Più una granita. Mi dice tante, sì, anche sì. L'acqua, basta che qualcosa mi dice tante. Noi vi mostriamo tutto il bello, è bello andare in giro però ragazzi, qua ci stanchiamo a camminare, a visitare tutto, però è divertente dai. Sì, sì, ne vale la pena. Ne vale la pena, però adesso ci vuole l'acqua. Sì. E tu Daniela, pensa stasera che rifaremo tutte quelle scale lì. Salire. C'è una pendenza. Che gioia. Sì, sì. No, dai, è bello però. Di sera sì, poi... Una volta arrivati sì, è stupendo. Poi di sera Trofea è bellissima. Ciao, ciao a tutti. Ciao.